Gentile collega, ti presento un caso di artrogriposi multipla che ci farà fare tante considerazioni. Partiamo sempre dall'osservazione dell'intero feto e ricordati che molte volte ci sono dei dimorfismi facciali per cui ti può aiutare il feto. In questo caso voi vedete un regolare profilo, un regolare naso, un regolare corpo calloso che vedete in questa immagine, prima avete visto un regolare mento. Dovete studiare con estrema attenzione la testa perché frequentemente ci possono essere anomalie associate, perché le artrogriposi rappresentano un gruppo enorme ed eterogeneo di anomalie. Vedete anche che anche la testa si presenta in una posizione anomala rispetto al solito e rimarrà così per l'intero esame. Si andrà a fare uno studio dettagliato della faccia, avete visto il bisorbitale, avete visto i cristallini il labbro anche era normale. Si deve studiare bene l'addome perché? Perché frequentemente ricordatevi che non vedete lo stomaco, perché in questi feti possono esserci anche dei difetti della deglutizione legati anche in questo caso a quell'anomala posizione della testa sul rachide cervicale che possono provocare polidramnios e mancata visione dello stomaco. Dovete studiare con estrema attenzione la colonna vertebrale perché l'incidenza di anomalie associate, spine bifide, scoliosi, agenesie del sacro, sono enormi. Vedete, gli arti li vedrete sempre così, gli arti inferiori, in abduzione, portati verso l'esterno, fissi in questa posizione, con la gamba che è stesa sulla coscia, la coscia che è stesa sul bacino ed è in abduzione. Dovete studiare attentamente tutte le strutture delle ossa lunghe e qui poi vedete un altro segno importante e frequente delle artrogriposi che è il piede torto che rappresenta una rigidità articolare che in questo caso è presente, ma come avete visto ce ne sono anche altre. E la rigidità articolare del piede è bilaterale, così come vedete questi arti in abduzione e fissi in quella posizione che non si muovono malgrado gli stimoli a cui viene sollecitata. Vedete che il piede torto è bilaterale e andiamo ad osservare gli arti superiori. Gli arti superiori li troverai anche essi fissi, fermi, immobili. Qui stiamo rivedendo ancora gli arti inferiori e l'esame è lungo. Viene fatta qui una breve clip e vedete bene l'anomala. Asse del piede sulla gamba bilaterale. Andiamo ad osservare gli arti superiori e vedremo che anche gli arti superiori si presentano fissi ed immobili, con biometria che è perfettamente regolare. Allora, che cosa si deve essere fatto? Uno studio attento, una descrizione precisa, una misura di tutte le strutture delle ossa lunghe, uno studio ecocardiografico, uno studio attento di tutti gli organi, una relazione dettagliata e l'invio presso un genetista affinché questi possa programmare il da farsi che si può tradurre in un cariotipo molecolare, cercando di andare ad osservare soprattutto quelle che possono essere le più frequenti anomalie genetiche che si osservano in questi casi, ma ripetiamo, sono un numero enorme. Naturalmente il discorso è più facile se c'è stato un precedente feto affetto, perché allora si può vedere sulla scorta del germano affetto quale alterazione molecolare era presente ed andare a vedere se è anche presente qui. L'uso della tridimensionale migliora l'accuratezza diagnostica e ci rende edotti che veramente ci sta un'alterazione dell'asse del piede, come vedete bene qui in questa immagine.
ma naturalmente erano state già osservate precedentemente. La stessa cosa viene fatta anche per la mano, che si presenta anche essa con un'alterata torsione ed è torta. Il dato riveste un valore relativo perché la diagnosi era già stata posta con il BMOD, mentre invece va fatto un attento studio cardiaco perché frequentemente ci possono essere alterazioni cardiache o perché è presente in una determinata sindrome o perché si tratta di una neoplasia e allora in tal caso è quasi costante. Stanno scorrendo le ultime immagini e quindi il messaggio da portare a casa qual è? Studio attento, studio osservazione ripetuta nel tempo, nel senso che a distanza di un quarto d'ora, 20 minuti va di nuovo ricontrollato il feto, stimolandolo con dei colpettini oppure con una dieta ricca di zuccheri per vedere se si sveglia e muove le articolazioni. Se invece, come in questo caso, ciò non avviene, descrizione dettagliata e consulto del genetista affinché questi possa programmare le altre indagini. In caso di aborto, la conservazione del materiale biologico è fondamentale per cercare di raggiungere la diagnosi insieme con l'autopsia e la radiografia. Grazie, grazie dell'attenzione.